torna a parlare di Bolkestein perché arriva una notizia, viene anticipato dal 2020 al 2017 quello che dovrebbe competere e dovrebbe comportare il mettere all'asta le concessioni demaniali per oltre 30.000 aziende in Italia. L'Abruzzo si mobilita come hanno fatto anche altre regioni e allora scopriamo quello che è successo nell'incontro avvenuto martedì. Lo facciamo con gli ospiti studio a partire da Claudio Mille, vicepresidente della FAB CNA. Benvenuto. Buonasera. Accanto a lui Luciano Monticelli, consigliere regionale con delega al demanio marittimo, benvenuto. Grazie, buonasera a tutti. E poi abbiamo Giuseppe Di Marco, il presidente regionale di Legambiente, benvenuto. Buonasera. E ancora Riccardo Padovano, il presidente SIB Confcommercio Pescara, benvenuto. Buonasera. Allora, martedì c'è stata questa visita fatta a Carrara, perché? Perché, come è uscita questa notizia, ovviamente se dal 2006 si era avuta questa preoccupazione sulla direttiva Bolkestein per quello che sarebbe successo per le concessioni demaniali, per tutte quelle famiglie che o da generazioni, insomma, o con delle concessioni avevano investito sul territorio, avevano costruito e avevano il rischio di vedere messo all'asta il lavoro di una vita, e allora si sono mobilitati. Cerchiamo di capire perché è stata anticipata al 2017 e soprattutto cosa prevede questa direttiva in questa scheda. Una vera doccia fredda per i balneatori, si torna a parlare di direttiva Bolkestein e questa volta la minaccia si fa seria e ravvicinata. Dopo tante proroghe, l'ultima delle quali con scadenza 2020, arriva la notizia che migliaia di balneatori non volevano sentire. Un disegno di legge, a firma del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Sandro Gozzi, prevede che le nuove aste di aggiudicazione delle concessioni demaniali siano anticipate al 2017 per mettere fine a una situazione in conflitto con la direttiva europea. Il governo italiano è già stato censurato dalla UE attraverso una procedura di infrazione poi chiusa, ma il TAR Lombardia ha investito di nuovo della questione la Corte di Giustizia del Lussemburgo. Intanto i balneatori sono già sul piede di guerra. Secondo il testo, infatti, le concessioni demaniali in essere saranno messe all'asta il prossimo anno. Il riaffidamento avverrà tramite gare sulle quali non graverebbe quel diritto d'opzione per i concessionari uscenti in viso alla UE. Si tratta di un'azione che riguarderà 30.000 aziende che operano in regime di concessione. Anche la regione Abruzzo si è mobilitata e martedì, a partire alla volta di Carrara, per incontrare il ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali, Enrico Costa, c'erano gli esponenti della regione, Luciano Monticelli, e le associazioni dei balneatori. Una battaglia che va avanti da anni e che ora sembra arrivare ad un epilogo preoccupante. Ma vediamo cos'è la Bolkestein e quale funzione dovrebbe avere la direttiva europea che sta creando tante proteste in Italia. Venne cosiddetta da Fritz Bolkestein, commissario europeo per il mercato interno della Commissione Prodi, che ha curato e sostenuto questa direttiva. Secondo il parere della Commissione europea, che nel luglio 2002 ha presentato una relazione sullo stato del mercato interno dei servizi, l'integrazione del mercato interno in questo ambito è ben lontana dallo sfruttare in pieno le potenzialità di crescita economica. La direttiva Bolkestein ha quindi come obiettivo di facilitare la circolazione di servizi all'interno dell'Unione Europea, perché i servizi rappresentano il 70% dell'occupazione in Europa e la loro liberalizzazione, a detta di numerosi economisti, aumenterebbe l'occupazione ed il PIL dell'Unione Europea. La direttiva Bolkestein si inserisce nello sforzo generale di far crescere competitività e dinamismo in Europa per rispettare i criteri della strategia di Lisbona. Inoltre, la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei prestatori di servizi sono importanti diritti dei cittadini europei e sono anche alcune delle libertà economiche principali presenti già nel Trattato di Roma del 1957. La direttiva intende semplificare le procedure amministrative, eliminare l'eccesso di burocrazia e soprattutto evitare le discriminazioni basate sulla nazionalità per coloro che intendono stabilirsi in un altro paese europeo per prestare servizi. Per raggiungere questi obiettivi propone la creazione di sportelli unici dove i prestatori di servizi possano portare a termine tutte le formalità necessarie, la possibilità di espletare queste procedure via internet, l'eliminazione di requisiti burocratici inutili, autorizzazioni discriminatorie e discriminazioni basate sulla nazionalità. La libera circolazione dei servizi si differenzia dallo stabilimento perché riguarda i casi di chi si sposta temporaneamente da un paese all'altro con l'obiettivo di fornire un servizio limitatamente nel tempo.
In questi casi non sono necessarie le registrazioni che si compiono nel caso dello stabilimento, ma si deve decidere a quale legge risponde chi attraversa le frontiere con questo scopo. Inizialmente la direttiva comprendeva il cosiddetto principio del paese di origine, secondo il quale un prestatore di servizi che si sposta in un altro paese europeo deve rispettare la legge del proprio paese di origine. Questo per incoraggiare i prestatori di servizi a spostarsi senza doversi informare su 25 diverse legislazioni nazionali. Il principio del paese di origine è stato totalmente abbandonato nella versione definitiva della direttiva. Il principio però riguarda principalmente aspetti legali quali diplomi, regolamenti, necessità di autorizzazioni particolari. Ne è quasi del tutto escluso il diritto del lavoro, che è già regolamentato dalla direttiva 96/71/CE. Sono dunque escluse dal principio del paese d'origine tutte le tutele fondamentali dei diritti dei lavoratori, compreso il salario minimo, la salute, igiene, sicurezza, diritti delle gestanti e puerpere, diritti di bambini e giovani, parità di trattamento tra uomo e donna e ferie retribuite. Resterebbero soggetti al principio il diritto di sciopero, le condizioni di assunzione e di licenziamento e gli oneri previdenziali. Allora, questa è indicativamente quella che è stata l'evoluzione della direttiva. Martedì da Enrico Costa, perché siete andati a Carrara, c'era la fiera, ovviamente era un avvenimento in cui poi c'erano anche altri rappresentanti che hanno parlato, anche Scagliola. Siete corsi là per andare a parlare con il ministro. Che gli avete chiesto? Ma noi, come Regione Abruzzo, abbiamo portato la linea, quella che alcune settimane fa nella conferenza delle regioni, insieme a altre 12 regioni, abbiamo condiviso un percorso di quello che è una trattativa che viene ormai dal 2015, quello di ribadire con forza che innanzitutto non siamo convinti che la direttiva Bolkestein debba essere inserita sul comparto del turismo balneare, perché, lo diceva lei nella scheda, c'è una differenza sostanzialmente tra una concessione di beni e una concessione di servizi. Riteniamo che lo stabilimento balneare, il principio degli stabilimenti del demanio marittimo, siano concessioni di beni. I servizi vengono, soprattutto quando è nel pubblico, vorrei fare un esempio per tutto, quello del trasporto ferroviario. Anche in Italia si è avuto, su una direttiva europea, quella di liberalizzare le tracce orario. Abbiamo ribadito con forza che nell'articolo 12 della 126/2006, che è la direttiva Servizi Bolkestein, non c'è una risorsa limitata e quindi lo esclude di per sé, già che non dovevano esserci evidenza pubblica. Ribadiamo che è vero che lavoriamo sul demanio, ma comunque rimane una proprietà lavorativa di chi ha creduto, sulla base di un concetto molto semplice, l'articolo 37 del codice della navigazione, che viene addirittura forse dal Regio Decreto, ma che poi è stato modellato nella nuova Costituzione, che dava la possibilità, da un anno, tre anni, quattro anni, fino a sei anni, gli ultimi provvedimenti, che si potessero rinnovare con diritto di insistenza. A un certo punto cade questa spada di Damocle della direttiva servizi e noi ribadiamo da anni, non lo diciamo solo da adesso, che secondo noi va salvaguardata la situazione. Ultimamente, proprio pochi giorni fa, l'Avvocatura Generale della Corte di Giustizia Europea, che non sarebbe un po' come il pubblico ministero, ritiene che l'allungamento del 2020 non sia confacente alla direttiva servizi. Noi su questo siamo fortemente preoccupati, come lo sono naturalmente le associazioni di categorie, e chiediamo allora di prendere un provvedimento legislativo, lo si studia a livello governativo, perché il governo in questi anni, da tutte le parti dove si vuol vedere politicamente, sono state un po' assente nella trattativa europea. E questo l'abbiamo ribadito al ministro Costa, ci mettiamo al loro fianco insieme alle associazioni di categoria per salvaguardare i 30.000 posti di lavoro, perché sono persone, al di là delle questioni che devono essere prese come non modelli, ne abbiamo parecchi, di coloro i quali chiudono le spiagge, coloro i quali fanno pagare, coloro i quali hanno fatto gli abusi, tutto questo va messo da parte e abbandonato. Anche le stesse associazioni di categoria hanno firmato dei codici di comportamento, i codici di mantenimento delle spiagge, e noi riteniamo che questo principio, questo modello tutto italiano debba essere salvaguardato, riconoscendo anche il principio di chi opera. Lo Small Business Act è una comunicazione europea di cui ci dice a noi regione, a noi governi
nazionale di salvaguardare le piccole imprese. Questo nel caso in cui non può differenziarsi. Allora, parliamo invece proprio con i balneatori. Iniziamo con Riccardo Padovano. Questa è una battaglia che è stata portata avanti da tanti anni. Ogni volta si è tentato di avere una proroga, ma l'ambizione era quella di vedersela togliere questa direttiva, nel senso che spieghiamo il punto su cui in qualche modo ci si va a focalizzare. L'Italia, a differenza dei paesi dell'Europa, ha una tipicità per quanto riguarda gli stabilimenti balneari che non viene trovata negli altri paesi. Un mercato e una tipologia che è identificaria e identitaria, nel senso che ci caratterizza. Da questo momento in poi, voi cosa state facendo? Perché in questi anni, prima si è detto la minaccia Bolkestein, non si costruisce, non si mettono più a posto gli stabilimenti, perché dovremmo investire? Tra l'altro, secondo la direttiva, tutto quello che avete costruito non solo non viene restituito come somma di denaro dallo Stato, ma se ve lo chiedono dovete anche buttare giù a spese vostre. Allora, andiamo per ordine. Intanto il titolo 2017, rischio concessione, si deve ancora vedere, ma questo per tranquillizzare chi ci ascolta ma anche i colleghi, perché come diceva il consigliere Monticelli, diciamo, l'Avvocatura Generale della Corte di Giustizia ha aperto, diciamo, la sua accusa nei confronti di due società e di due TAR, TAR Lombardia e TAR Sardegna, e quindi ha ritenuto che nella sua, diciamo, requisitoria la proroga del 2015-2020 la ritiene illegittima. Quindi illegittima su quei due casi specifici, perché la maggior parte, non dico la maggior parte, tutti gli balneari della regione Abruzzo, nonché quelle, diciamo, anche del Molise vicino a noi, hanno ottenuto regolarmente un titolo demaniale registrato, pagate le imposte di registro, tutto regolare, e hanno le concessioni che scadono nel 2020. Quindi questa, diciamo, tiratura o messa in mora non riguarda le concessioni, ma riguarda il governo italiano, che molto probabilmente, quando ha prorogato la proroga dal 2010 al 2015, al 2015 al 2020, molto probabilmente faceva bene se si recava a Bruxelles e chiedeva a Bruxelles una sorta di diciamo, autorizzazione, così come ha fatto per esempio la Spagna, che ha consentito, prima di emanare una normativa, di chiedere alla comunità europea: guardate, abbiamo un territorio che per anni ha, diciamo, investito e ha avuto una serie di iniziative regolamentari da parte dello Stato spagnolo, così come tutto quello che noi abbiamo fatto. Non l'abbiamo fatto non perché la mattina ci alzavamo e qualcuno ci diceva: ma stamattina mi metto a fare lo stabilimento. No, l'abbiamo fatto perché è stato regolarmente autorizzato da tutti gli enti, sovrintendenza, per dire. Pensi un po', guardi, forse la gente che ci ascolta non sa, ma per prendere un'autorizzazione demaniale bisogna aspettare 14 pareri, e questo succede soltanto in Italia. Allora, non è pensabile che nel mentre noi abbiamo fatto mutui, ci sono colleghi che hanno investito su aree demaniali mettendo a garanzia le civili abitazioni, ma non solo quelle dei titolari delle imprese, ma anche quelle dei parenti, dei genitori. Ci sono ancora genitori che hanno prestato garanzie ai figli per fare questo tipo di attività. Purtroppo, devo dire, mi spiace dirlo, perché noi la vita politica la viviamo, mi spiace dirlo, ma attività parlamentare, attività governativa si è fatta poca. Si è fatta poca perché non hanno tenuto in seria considerazione l'interesse di questa tipicità, come diceva lei prima. La nostra è un'iniziativa imprenditoriale turistica riconosciuta un paio d'anni fa. Se lei va a vedere la classifica della persona giuridica, lo stabilimento balneare non c'è. C'è quella del ristorante, la pizzeria, eccetera. Che significa questo? Che un turismo organizzato sulla fascia demaniale è stato fatto non da un fai da te, ma da persone che hanno creduto in questo tipo di attività. Tutelati? Francamente siamo rimasti sempre appesi a questo tipo. Qual è il costo di una concessione, per far capire? Il costo della concessione dipende dalla tipologia di concessione. Una concessione di 5.000 metri quadri senza lo stabilimento balneare acquisito sta intorno ai 10.000 euro l'anno canoni. Se poi all'interno di esso c'è un'altra tipicità, che è lo stabilimento balneare acquisito, con un'area di circa 300 metri quadri coperta, tocca anche i 50.000 euro l'anno di canone. Quindi già questa disparità mette in seria.
Ma ci sarebbe da raccontare, forse non basterebbe una trasmissione intera per dire qual è che noi chiediamo. Innanzitutto noi vogliamo continuare a fare il nostro lavoro. Abbiamo investito il denaro, ma abbiamo investito anche moralmente su questa tipicità di lavoro. E io, qualcheduno mi dice, la direttiva Bolkestein, ma siamo convinti che la direttiva Bolkestein è una scusa? Molto probabilmente la nostra impresa è interessata a tanti privati italiani che vogliono entrare nel nostro territorio. Qualcuno ci diceva l'ambiente, ci sono anomalie sulle concessioni demaniali, certamente ci stanno anomalie. Non c'è stato mai un regolamento che chiarisse una volta per tutte, per esempio un piano spiagge che tenesse conto di come va strutturata le questioni. Abbiamo rispettato i vincoli paesaggistici, ci sono queste sono cose che si devono mettere da parte. Mentalità culturale da cambiare, certamente, però non ci vengono a dire che noi non siamo i tutori dell'ambiente, noi siamo i primi tutori dell'ambiente. Voglio aggiungere, perché Monticelli ha fatto un passaggio che forse qualcuno ne dimentica, noi siamo quattro regioni in Adriatico, Emilia Romagna, Marche, Abruzzo e Molise, quattro regioni che se uno entra nel mare, va a Rimini e scende fino a Termoli, trova una tipologia di gestione simile, una similitudine, ma non solo di gestione, ma anche, possiamo dire, anche una linearità per quanto riguarda le spese del turista. Eppure noi paghiamo uguale alle altre regioni. E poi noi ieri a Marina di Carrara abbiamo visto, se non me ne vogliono i miei colleghi della Toscana, però chiaramente una tenda costa 7.000 euro. Allora mi ha risposto un amico mio di Pineto, che il Monticelli conosce bene, si chiama Ariano Martelli, gli ho mandato il listino prezzi, mi ha detto, aspetta, con una tenda ad affittare ci paghiamo un intero canone, voglio dire. Noi, perché i costi si sa, insomma è una zona che è più costa di più. Però il canone è uguale, si paga tanto in Abruzzo e in Molise. Ma si parla del fatto che si sanno vendere meglio il turismo, si è sempre detto. No, io non lo so se sanno vendere meglio il turismo, ma però il vendere il turismo non è che lo deve vendere l'impresa balneare, il turismo lo vende la regione, lo vende gli enti preposti a promuovere. Io voglio dire, noi abbiamo questa tipicità, spetta ai nostri parlamentari, anche alle regioni, per esempio non prendere in esame quello che la regione Veneto è riuscita a fare per le imprese balneari, io credo che quella va presa in esame. Monticelli lo conosce bene, Pasqualino Codagnotto, che è sindaco di San Michele sul Tagliamento, l'ho sentito ieri e mi ha detto che l'ultima concessione su Bibbione è stata rilasciata una settimana fa. Che cosa sto dicendo? Sto dicendo che lì c'è stato fatto un piano, la regione Veneto si è messa in piedi, ha organizzato un regolamento all'interno di una legge statale dove ha dato un'opportunità a chi voleva fare un'operazione di investimento tra pubblico e privato e dare l'opportunità di recuperare quell'investimento attraverso un periodo più lungo e non legato ai 6 anni. Quello che sto dicendo e che ha fatto la Regione Veneto non è che noi lo dobbiamo andare a scoprire, bastava che uno si leggesse i testi che stanno nelle autorità portuali dove all'interno delle aree portuali questo vige da 1950. Allora, invece Claudio Mille, volevo chiedere un'altra cosa. In realtà poi si parla di un investimento, di quello che è stato il lavoro di una vita. In questo caso l'Abruzzo, intanto di che cifre si parlano? Perché abbiamo detto 30.000 in tutta Italia. Però l'Abruzzo quanta parte ha di questo? E poi adesso voi cosa state dicendo ai balneatori? Allora, noi come CNA, anche a Carrara il ministro è stato fatto presente, siamo contrari a qualsiasi forma di asta, evidenza pubblica, chiamiamolo come vogliamo. Perché? Innanzitutto, da quello che trapela, anche perché di ufficiale non c'è assolutamente nulla, sono tutte cosiddette voci di corridoio che arrivano da Bruxelles, se dovesse essere veramente impugnata questa proroga fino al 2020, una delle motivazioni è quello che bisognerebbe andare all'asta secondo i decreti Bolkestein perché c'è scarso, come dire, 70% dell'economia che si potrebbe trarre dal esatto, settore in realtà di risorsa limitata, perfetto. Invece sappiamo che su circa 8.000 km di costa su cui l'Italia è circondata, un terzo è in concessione, il resto è ancora tutto libero, per cui ci sono abbondantemente aree per procedere
a nuove assegnazioni che possono essere fatti sia con evidenze pubbliche, aste, come diceva il collega Riccardo, con chiamiamo delle simili joint venture pubblico-privata. Gli investimenti sono fermi ormai da anni e continueranno a rimanere fermi, perché non dimentichiamo che mentre prima avevamo il paracadute del rinnovo dell'automatismo, adesso no, non è che bisogna essere dei luminari di economia. Qua, anche alle scuole elementari ti insegnano che il periodo di ammortamento di qualsiasi investimento tu fai, da un euro a un milione di euro, è 10 anni. Mi dai il rinnovo per 6 anni, sì, a me mi mancano 4 anni per ammortizzarmi, per rientrare le spese che effettuo. Quindi, qui arriviamo a un'altra nota dolente: chi potrebbe fare un investimento di questo tipo con solo 6 anni? Se lo vuol proprio sentir dire. Allora te lo fa, come ti dicevo prima, scusate se entro un po', no, a gamba tesa. Allora, in Abruzzo ci siamo, 133 km di costa, 33 km sono occupati dalle imprese balneari. Quindi abbiamo ulteriori 100 km, tolte le riserve, diciamo un 70 km da poter dare alla pubblica evidenza e fare nascere altri lidi. Quindi siamo circa 700 stabilimenti balneari. Chi potrebbe essere interessato? Ma guarda che bella, una bella domanda. Per esempio una catena di autogrill, per esempio un consorzio di albergatori, per esempio un grosso imprenditore che viene dalle aree meridionali, che comunque hanno interesse ad investire sul nostro territorio. E come fare? Ma certamente non per 6 anni, perché loro tranquillamente si presentano, dicono: io devo fare una ristrutturazione, devo presentare un progetto ex novo, e chiaramente 4 anni mi è poco, 6 anni è poco, chiedo l'applicazione della 296. Allora, qua che non ci riusciamo a capire, perché qua la testa mi incomincia ad esplodere, ma non è possibile che arriva una grande impresa, trova persone, centinaia di persone attente che quella grande impresa faccia questo programma di investimento, e non può essere la stessa attenzione per noi piccoli, che comunque sul territorio è diviso tante microimprese, la media di 50 metri lineari per ogni concessione. Ogni 50 metri ci sta un'impresa che produce posti di lavoro. Voleva sapere quanti posti di lavoro diamo in Abruzzo? Noi circa 30.000 posti di lavoro. Vuole sapere a Pescara quando ne diamo? Circa 10.000 posti di lavoro. Interessa a qualcuno? No, secondo me interessa a nessuno. Interessa invece la violenza che fanno contro queste imprese balneare. Perché noi dobbiamo combattere due aspetti. Uno, che la politica è poco attenta a noi. Fanno finta di starci vicino, ma poi alla fine, quando devono discutere, perché se dopo si devono discutere per la proroga delle concessioni del Brennero, molto probabilmente si mettono intorno e qualche ministro va pure a Bruxelles a chiedere Luciano come. Monticelli diceva, io ovviamente come sindaco di Pineto conosco perfettamente queste identità, la difficoltà intanto di scegliere le concessioni demaniali, il fatto di sviluppare un territorio, perché qui da una parte si lamenta il fatto di liberalizzare, quindi evitare un monopolio, perché detta così significa che se c'è limitatezza si parla di monopolio, si rimette tutto all'asta e si rimischiano le carte, no? Questa è la dicitura ufficiale. Ma sì, non essendoci la risorsa limitata, come si diceva prima, anche se noi non crediamo che poi bisogna naturalmente fare più stabilimenti balneari. Io porto un esempio di quello che ho fatto nel mio comune alcuni anni fa, mettendo a bando, e non su un fatto economico, perché il comune non ha incassato nulla, 3 nuove concessioni. Noi l'abbiamo fatto sulla tipologia progettuale, sulla tipologia costruttiva, sul fatto che potesse essere accesso a tutti, tutte valutazioni di tipo ambientale, non solo economiche. Beh, ma hanno partecipato coloro i quali, nel senso, hanno fatto anche dei sacrifici, hanno sottoscritto delle fiduzioni bancarie, cioè, hanno fatto un percorso lavorativo molto impegnativo. Quindi che cosa può produrre questo tipo di liberalizzazione? Uno, che i giovani o i disoccupati continueranno a non poter progettare un'idea di stabilimento balneare. Anzi, mentre prima, entrando in società con un altro e poi comunque diventavi titolare, in questo caso, col limite degli anni di impresa, nessuno va a rischiare 300, 400, 500 mila euro per fare che? Per quanti anni? Potrebbe capitare anche un anno di cui c'è
Il fatto che la spiaggia ti viene ridimensionata perché c'è l'erosione della costa, un anno perché ti piove, ci possono essere gli inquinamenti sulla questione che di noi sappiamo che tutti. Guardate che gli stabilimenti balneari, io capisco l'opinione pubblica, ma siccome ho fatto il sindaco, conosco tutti i miei balneari, ne ho conosciuto poi in Anci e tanti altri, il 99% sono tutte imprese piccole e familiari. I briatori della situazione o alcune situazioni anche in Abruzzo ne sono pochissime e non è che si possa distruggere un comparto. Ma voglio dire un'altra cosa in più, facciamo finta che domani mattina arriva la sentenza della Corte di Giustizia, i comuni a quel punto devono fare le evidenze pubbliche. E voi immaginate che, oltre alla difficoltà, perché devi fare un bando europeo, quindi con tutte le difficoltà possibili e immaginabili, ma chi stabilisce eventualmente se c'è l'indennizzo per quello che deve uscire? Chi stabiliscono gli anni? E se casomai queste procedure partono nel mese di marzo-aprile, noi rischieremo che nella stagione estiva non troveremo problema. Più nessuno. E questo è successo al Poetto, io ho visitato Cagliari, al Poetto, dove il sindaco di quella città non voleva fare il timbro 2015-2020, si sono trovati con delle cloache al centro della città di Cagliari, bellissima zona, che poi ho scoperto proprio ieri, parlando a Carrara, che l'hanno messo a bando, ma come loro di Cagliari, ma credo che anche la Spagna, se passa quel principio decade il tutto, anche la Spagna io credo che si rimette in discussione. Allora, noi ci fermiamo per una piccola pausa di pubblicità, nella seconda parte vedremo anche quella che è stata un'iniziativa di cui ci parlerà Lega Ambiente per cercare di tutelare il territorio e soprattutto il comparto. A tra poco. Continuiamo a parlare di quelle che sono le difficoltà e i punti per quanto riguarda la Bolkestein. Abbiamo detto che si teme, insomma, che venga anticipata al 2017, come è stato annunciato. Ovviamente c'è stata una mobilitazione generale. Vorrei parlare con Lega Ambiente perché in questa occasione tutti in qualche modo hanno cercato di mettere in campo un piano che tutelasse l'Italia, il territorio e un'identità specifica, quella degli stabilimenti balneari. Allora, Lega Ambiente ha seguito dall'inizio. La prima notizia è che Lega Ambiente è dalla parte dei balneatori. Perché? Allora, Lega Ambiente ha formalizzato un manifesto insieme con l'associazione Donne da Mare e un centro di ricerca sperimentale per mettere in campo un manifesto etico sulla sostenibilità ambientale degli stabilimenti. E da questo punto di vista abbiamo potuto constatare un dato che è stato anche in trasmissione più volte ripetuto, che queste attività sul nostro territorio hanno delle specificità e una gestione che è prettamente familiare, quindi legata alla microimpresa, che ha garantito comunque negli anni un margine di sostenibilità ambientale anche del nostro territorio. Ci sono delle buone pratiche su tutto il territorio nazionale e stiamo cercando, insieme con l'associazione Donne da Mare, di chiudere questo percorso di ricerca in modo da fornire uno strumento tecnico anche per poter affrontare la problematica della Bolkestein, che comunque ha dei risvolti molto più ampi sin dalla sua nascita. Diciamo che la Lega Ambiente non è contro il libero esercizio di impresa, ma comunque nell'ottica anche di quelle che sono le tipicità del nostro territorio e di quella che è la caratteristica di queste realtà, basti pensare alla costa dei Trabocchi, che hanno delle specificità proprie, ci interessa soprattutto riportare al centro il tema della tutela ambientale. Che potrebbe succedere alla costa dei Trabocchi, secondo voi? Ma là c'è pure i Trabocchi. Sì, ma che ci potrebbero... cioè, è una tipicità assoluta, quindi va capita intanto, la concessione lo sa. È una concessione demaniale. Quindi si preoccupassero tutti. Cioè, secondo Lega Ambiente, che potrebbe succedere se, poi abbiamo detto, c'è il principio del paese di origine che è stato tolto, per alcune cose ancora vale, fino a che non è stato abolito completamente, voleva significare che uno veniva dal suo paese e faceva qua quello che era una regola vigente nel suo paese. Immaginiamo i Trabocchi. Sì, ma anche per quanto riguarda le regole sociali, di mercato, cioè...
Come Legambiente abbiamo da subito contestato un eccesso di liberismo che comunque si nascondeva in quel particolare momento storico dietro questa esigenza, che è legittima, quella di garantire la libertà di stabilimento, la libertà dei servizi, rientra in un concetto, e poi diciamo la stessa libertà di impresa è sancita dalla Carta dei diritti europea, però al tempo stesso è sancito anche il discorso della tutela ambientale. E questo tema è stato affrontato anche in un recente dibattito proprio qui a Pineto insieme con l'area protetta del Cerrano, perché come diciamo sulla specificità di Pineto e di Silvi, così anche nella costa dei Trabocchi potrebbe essere il connubio tra la tutela ambientale e il mantenimento di specificità del territorio un palliativo, una sorta di situazione di uscita, di exit strategy, chiamiamola così, che potrebbe permettere di affrontare con serietà questa problematica. E anche le attenzioni che insieme con le altre associazioni abbiamo messo sul nuovo piano demaniale regionale, sulla necessità di fissare i principi di tutela ambientale, vanno anche in questa direzione, perché l'insieme di questa realtà del mantenimento di queste specificità può essere un punto di forza anche per vincere la sfida della Bolkestein, specificatamente per per la questione delle concessioni demaniali. No, un olandese ci mette un bel mulino al posto del trabocco, secondo me è giusto. Ma il rischio è quello, perché l'olandese ci deve venire, ci la mette un mulino sulla costa di Taiatina. Ma guardate, cioè questa la cosa che ti fa un po' ingazzare, ma è possibile che non si riesce a far pesare questa nostra tipicità che è nata dalla genialità degli italiani? Cioè il trabocco che sta sulla costa di Taiatina. Però la comunità europea parla di valori ma economici. Ma ci sta un turista che viene in Abruzzo che non vuole andare a mangiare all'Upesce Palomba un brodetto sul trabocco? Ce ne stanno tanti, ci vengono. Forse a Milano, a Torino, a Parigi si non parla di questa catena. Che voleva dire Monticelli? No, ma io condivido molto il pensiero del rappresentante regionale di Legambiente, tant'è vero che è una continuazione di quello che ho ascoltato l'altro giorno a Carrara col suo presidente nazionale del turismo. Ha colto perfettamente il segno di cui ormai, quello che diceva chi mi ha preceduto, bisogna cambiare mentalità. Il primo guardiano sotto un punto di vista ambientale, di sicurezza, di pulizia, perché durante l'inverno quando arrivano tutto lo spiaggiato dei fiumi, tutto quello sono i primi. Allora il concetto ambientale un tema fondamentale. Qui io credo che questa è una partita che va presa, va mantenuta e soprattutto va spinto. E allora su questo io credo bene fece, e io mi applaudo da solo, perché sull'area marina protetta sono durante la mia gestione dovetti fare una battaglia campale contro le forze opposte. O molti vongolari, anche in consiglio comunale c'è la riserva del Borsacchio che dovrebbe partire prima o poi. Sulla questione dei trabocchi io insieme a Petrucci e a Mazzocchi abbiamo sottoscritto la legge, che poi è stata impugnata perché lo sapevamo, ma era qualcosa un po' per fermare la questione della petrolizzazione. Io credo che il concetto ambientale è un concetto forte di cui, come diceva il rappresentante di Legambiente, può essere superato. Ma io ripropongo, appunto perché ho detto il termine petrolizzazione, siccome l'abbiamo vissuto, perché proprio davanti alla Torre di Cerrano Petro Celtic voleva impiantare, insomma ho seguito come sindaco e come ANCI questa questione, io allora mi chiedo qual è la differenza tra una concessione rilasciata a uno stabilimento balneare e una concessione in mare per la piattaforma di estrazione petrolifera. Allora, se l'estrazione petrolifera è vita naturale durante, cioè l'hai la concessione a una società petrolifera fino a quando non esce l'ultimo goccio di petrolio, perché serve a quello la piattaforma, qual è la differenza? Perché a loro vanno dato vita naturale durante mentre la Bolkestein vuole entrare? Allora, visto che i poteri anche forti, lì si parla di limitatezza sul petrolio, no? No, assolutamente no. Le compagnie petrolifere che dopo aver chiesto la concessione per la limitatezza del quantitativo, perché viene stimato quanto tempo può su questo potremmo aprire, perché le organizzazioni che controllano e che tirano fuori il petrolio a volte compaiono, quindi i controllori, i controllati sono identici. Ma io dicevo,
il pensiero della Bolkestein dovrebbe essere allora applicata anche alle piattaforme periferiche, nel senso in cui alle compagnie diamo, investitando ti diamo tanto. No, invece lì c'è lo sfruttamento totale, e invece da quest'altra parte, come ha voluto fare questa direttiva, che ripetiamo, e questo è un concetto che non passa al governo, oppure fanno finta di non ascoltare, che non è una concessione, che è una concessione di beni, non di servizi, perché, come ho detto prima, gli aeroporti sono aperti al libero traffico, e tanto è vero che ne sappiamo tutti, le ferrovie, le autostrade, ormai sono questi, ma sono beni pubblici che vanno ridato a un'apertura di concorrenza. Io, Claudio, mille volevo chiedere una cosa. Che cosa vi chiedono i balneatori, che cosa dite oggi ai balneatori sul rischio? Perché se si parla di 2017, noi siamo a marzo. Allora, mettiamo il caso che i uno balneatori, per i, buono. Cosa ci chiedono i balneatori? La chiarezza, vogliono notizie chiare. Io mi sento di rassicurarli, a differenza del mio collega che sicuramente ci avrà da ridire, possiamo stare ancora tranquilli per qualche anno per un motivo molto semplice. Io ho detto la stessa cosa. Perché tanto, ammesso non concesso che sia vero quello che abbiamo detto, che la Corte di Giustizia Europea dica nulla la proroga, non è che dall'oggi al domani si fa il tutto. Se quando il Comune, visto che noi abbiamo dei titoli concessori regolarmente registrati, quando i comuni ci manderanno le raccomandate dove ci diranno che la concessione è decaduta, si fa ricorso al TAR, e fino a che il TAR non si pronuncia la situazione. Quindi, sotto questo punto di vista, mi sa che andremo oltre il 2020, forse ci conviene che la Corte di Giustizia Europea faccia decadere questa proroga. Invece, mi riallaccio a quello che dicevamo prima, ecco, mi fa piacere che Legambiente finalmente, dopo anni di muro contro muro, si sia schierato al fianco dei balneatori e abbiano capito che noi siamo i paladini della natura, perché, come diceva Monticelli, quest'anno siamo stati fortunati che abbiamo avuto un'invernata che era vestita da primavera, ma l'altro inverno, quando sono uscite mezzo metro di legna lungo, chi c'era lungo le rive ad ammucchiare questi detriti in attesa che poi i vari comuni venissero a raccogliere? In balneatori. Ma anche la spiaggia che ti si ritira, la spiaggia che ti che si lo ritira. Stabilimento va in mezzo al mare. Ma lì sono soldi che tira fuori la regione quando si parla di erosione della costa. Dovrebbe anche, ma adesso si fanno. Innanzitutto la pulizia lo fanno i comuni, esatto, e lo fanno i privati. Poi questo, per sottolineare l'animo naturalistico dei balneatori, io ho avuto la fortuna di essere uno di quelli che è nato al mare, cresciuto al mare, e ha scelto di lavorare sul mare, perché nel lontano 56 mia madre e mio padre ebbero sta brillante idea di mettere sto chioschetto di legno 2 metri per 2 metri, e da lì è cominciata l'avventura. Negli anni 70 poi ci fu il passaggio dal legno al cemento armato. Oggi si sta facendo il passo indietro. Tutti quelli che devono ristrutturare eliminano ferro, perché? E cemento, ma perché la cosa più bella del mondo è vedere il legno sul mare. Poi chi lo fa bianco, chi lo fa marrone, chi lo fa ciliegie, però si torna al legno. Ma voi l'avete letta la direttiva? Perché c'è la storia dell'oltre il danno la beffa. Nel caso in cui sia vero tutto e quindi debba andare tutto all'asta, il proprietario della concessione deve spendere soldi, se viene richiesto, per riportare a condizione preesistente, quindi buttare giù a spese sue, e non viene pagato dallo Stato. Quello cioè sta scritto sul contratto della concessione, che purtroppo in passato, quando non si è mai legiferato sulle concessioni demaniali, perché la materia era di anno in anno veniva rinnovata. Aveva anche una logica. Aveva una logica. 6 anni rinnovati per allora, sempre, ti assumi la anche storia di toglierla. Nasce che le concessioni sono annuali, e fino al 1993 le concessioni erano tutte annuali, quindi c'era questa famosa scadenza. Nel mese di ottobre ci si recava presso le cabine di porto a chiedere il rinnovo per il mantenimento delle strutture all'interno della concessione. Questa era la domanda. Chiaramente c'era che ci garantiva un articolo 37, che è stato detto prima, il diritto di preferenza al vecchio concessionario, perché il periodo era molto breve. Quindi la logica del legittimo affidamento da parte del comandante delle cabine di porto era più garantista, perché qua c'è un passaggio che lo accennava prima il consigliere Monticelli. Non solo noi facciamo un'opera di bonifica per quanto riguarda gli arenili sia d'inverno che d'estate, che quando ci stanno le grandi mareggiate di alghe noi dobbiamo pensarci noi. Poi un'altra cosa, ma il servizio di salvamento
non significa niente per la tutela della vita umana in mare? Le nostre spiagge non sono spiagge, tra virgolette, chiuse e per entrare bisogna pagare il biglietto. Nelle nostre spiagge possono entrare chiunque. Secondo voi in quel caso poi non ci sarebbe più il servizio di salvamento? No, in quel caso quel servizio di salvamento ci potrebbe essere, ma il servizio di salvamento è una caratteristica nata attraverso la concessione demaniale del titolare. Non c'è nessuna legge che dice che è obbligatorio. Noi lo facciamo perché per noi è una consuetudine ed è un fiore all'occhiello per l'impresa balneare. Questa tipicità non la conosce l'olandese, non lo conosce il francese, non lo conosce lo spagnolo. In Spagna lo stabilimento balneare si chiama Chiringuito. Che cos'è Chiringuito? È un chioschetto, come diceva prima lui, degli anni 50. Noi oggi sul demanio marittimo ci sono delle vere aziende, ma io, guarda, la domanda la faccio ai bagnanti che vanno al mare, ma non solo quelli che vanno a prendere il sole, ma anche quelli che vivono nello stabilimento balneare. È vero o non è vero che nell'area metropolitana Chieti-Pescara, partendo da Francavilla fino a Neva Pineto, lo stabilimento balneare è il luogo dove la sera uno va e trova ristoro, trova intrattenimento, può prendersi una bibita, trova una serie di servizi e facciamo così, una bacchetta, togliamoli questi servizi e lasciamo l'abbandono. Diceva prima il consigliere Monticelli, guarda, se lei chiede a Enrico Di Giuseppe Antonio, sindaco di Fossacesa oggi, ex presidente della provincia, lo scorso anno ha cercato di dare delle concessioni su Fossacesa, non è riuscita ad oggi a darle in concessione, perché i motivi sono stati quelli che forse molto probabilmente gli investimenti erano limitati. Quando diceva, faceva il passaggio su Pineto, a Pineto quando lui era sindaco ha rilasciato diverse concessioni. Quelle concessioni non le ha rilasciate il sindaco perché era amico dell'amico, è stata fatta una gara a tutti gli effetti. Ci sono stati soggetti che hanno fatto ricorso, per chi ha fatto prima, il secondo ha fatto ricorso e ha chiesto che venisse speso così come era scritto nella gara, anche se la vite doveva essere quadrata, c'era scritto vite quadrata. Perché come diceva lui non ha fatto un bando in merito a chi offre di più, ma chi migliorava meglio quel tipo di spiagge. Parliamo di una spiaggia che sta a Scerno di Veneto, dove sta la Ghiaia. Dico bene, sindaco? Come no? Ecco. Allora, grazie, sindaco. In quella circostanza, quel concessionario ha rispettato la direttiva Bocca? Sì, l'ha rispettata. Certo. E allora adesso quel concessionario come fa ad andare a casa? Ha partecipato a un bando che di gara smonti, con delle smonti, regole, con delle smonti. Regole scritte. Ma come fa adesso quell'impresa? Dice manda all'aria tutte perché le regole sono cambiate durante la partita di calcio. Non ci si comporta. No, ma infatti sono cambiate. Allora la norma transitoria che noi crediamo, la norma transitoria potrebbe essere quel gancio che consente a tutte le concessioni esistenti. Così come i legislatori spagnoli sono stati così bravi a mettere sotto i balneatori, il governo. Io ho detto i legislatori. Chiamiamo le cose col proprio nome. Noi abbiamo contro il governo italiano che si è messo delle cuffie e non ci vuol sentire. Perché te interessa? Perché ci stanno i grossi gruppi che hanno che preso. Allora, però devono invece passare sui cadaveri degli stabilimenti balneari. Ci devono passare perché non è così semplice. A Lega Ambiente volevo chiedere, avete parlato di questa sorta di regolamentazione che è stata studiata per cercare di dare un'altra caratteristica, per parlare di sostenibilità. E allora qual è il fondamento e soprattutto come pensate di usarla? Allora, c'è un quesito centrale della discussione del nostro tempo. L'Abruzzo, come in parte anche il resto d'Italia, ha un brand forte che si caratterizza sul turismo natura. Quindi non è che oggi la Lega Ambiente prende una posizione diversa, noi siamo sempre fermi su quei concetti di sostenibilità ambientale e a nostro avviso noi riconosciamo il grande valore che ha avuto la gestione delle strutture in questi anni, perché comunque hanno contribuito a un livello di salvaguardia del territorio, però questo valore può essere accresciuto. Anche nell'intervento per esempio che abbiamo fatto sul piano spiaggio di Pescara abbiamo insistito in questa direzione su alcuni punti che comunque ci trovano divergenti, proprio perché il manifesto etico che abbiamo proposto a livello nazionale con tutti i balneatori ci deve spingere ulteriormente in questa direzione. Prima si faceva riferimento anche al discorso
discorso della possibilità di ulteriori concessioni. Beh, come associazione noi manteniamo vivo anche il concetto e soprattutto quello della libertà di accesso agli spazi demaniali, che deve essere un diritto sancito anche e garantito anche quello ai cittadini. Però è pur vero. Non è garantito sull'Abruzzo la libertà dell'accesso alle spiagge? Diciamo che ci sono delle spiagge libere, però in alcune realtà potrebbe essere migliorato questo diritto. Ah. Però il discorso in questo momento è un altro. Cioè, dobbiamo metterci nella condizione di poter, anche in Abruzzo, optare per delle strategie che migliorino questo posizionamento. Per esempio, l'istituzione del Parco della Costa Teatina comunque garantirebbe la salvaguardia di parte di quel territorio. L'attività che comunque si stava svolgendo all'interno dell'area protetta Torre del Cerrano può essere un ulteriore supporto all'interno di questo territorio. E possono essere messe in campo delle politiche strategiche che comunque rispondono a un mercato che oggi spinge sul turismo natura. Il problema di oggi non è quanti stabilimenti abbiamo, ma quale tipologia di servizio offriamo. E da questo punto di vista Rimini insegna. Rimini è decollata su quella realtà legata al rapporto anche con il territorio, l'identità culturale diciamo anche di gestione, quindi la tipicità legata al discorso della microimpresa, della famiglia. E abbiamo visto quello che poi è accaduto con tutte difficoltà legate anche a fattori esterni, nel momento in cui si è standardizzato un prodotto che compete sul mercato globale senza senza un suo carattere distintivo. Quindi soprattutto in Abruzzo noi potremo portare avanti insieme con i balneatori un percorso fattibile, anche perché abbiamo avuto esperienze di alberghi ecologici anche qui sul nostro territorio a partire da Giulianova, mettendo in piedi e rafforzando questa ricerca intorno a questo manifesto, però con delle politiche che garantiscono. Faccio una domanda a Padovano e lo faccio arrabbiare subito. Allora, immaginiamo che la concessione venga messa all'asta, la compri un cittadino di un altro stato. Ok, rimaniamo in Europa. Si può comprare pure uno di Caserta. Rimaniamo un po' in Europa. Aspetta. Perché queste cose non si fanno. Ma la gara favorisce qualche particolarità. Beh, come no? Qualcuno vuole la gara, eh? A me lo dici. Ma dopo che menù possono fare in Abruzzo? Ma che problema ci sta? Si può fare il panino rustichella, si può fare il panino fattoria. Si può fare lo sushi. Ma lo straniero fa il panino rustichello? Perché no dog, secondo te, gli fa male un olandese? No, nel senso, poi dopo tu vieni in spiaggia e che ti mangi in Abruzzo. Ad esempio, l'Abruzzo c'ha dei piatti tipici che sono veramente... Sì, però, va a mangiare ai trabocchi. Sì, proprio per ma infatti, ma allora il dramma qual è? Perché questo è che non si riesce a capire. Il dramma qual è? Che noi abbiamo bisogno di una riforma del codice della navigazione che tenga conto che le concessioni demaniali marittime, tutto in comparto, turistiche, ricreative, portuali, eccetera, incominciano ad avere una migliore interpretazione e si scriva un pochettino meglio e tendono conto della tipicità del territorio. Legambiente ci suggerisce come va tutelato il territorio, lo Stato ci deve garantire che la libertà di spiaggia per quanto riguarda le concessioni demaniali marittime deve essere mantenuta all'infinito. Si devono abolire certi metodi conservativi che non riguardano la mia regione, ma riguardano altre regioni. Quindi un discorso sulla concessione demaniale fatta come si deve. Consentire all'impresa balneare, o così come è consentita all'impresa portuale. Ma perché non parliamo di concessione demaniale portuale? Ma perché? Ma sapete il perché? Perché non la conosciamo come vive all'interno di un'autorità portuale la gestione dei cantieri navali, la gestione degli impianti. Ma la Micopre, conosciamo, sappiamo chi è la Micopre, è quella società che sta a Ortona, che è riuscita a rimettere a lavorare per quanto riguarda quel problema di quella nave che si è incagliata. Come si chiama? L'ammiraglio Sghettini, come si chiama quello là? La Costa Concordia. Costa Concordia. Bene, ma quel cantiere che sta ad Ortona, che ha degli spazi enormi, che ha degli investimenti notevoli, la loro concessione dura 4 anni, ma secondo me andiamo a chiedere che tipo di concessione ha, se è quadriennale o ha una concessione un pochettino più ampia. Perché ce l'ha più ampia? Perché il legislatore allora e anche oggi ha detto che se quell'impresa fa un investimento, quella impresa portuale fa quell'investimento, merita un periodo per l'investimento più economico. Quindi allora ci vuole un po' di buona volontà,
Io ho apprezzato moltissimo. No, io voglio che fa il quadro ai telespettatori per dire cosa può succedere in spiaggia quando andranno in spiaggia se c'è questa liberalizzazione. Io che mi trovo? Beh, ti trovi davanti il nulla. Non ti trovi davanti più Riccardo Padovani, certo, che ti fa la battuta, non ti trovi il Claudio Mille che ti viene a vicino, che hai un rapporto ormai fidelizzato. Io chiedo. Ma poi dopo si mette in discussione il lettino, l'ombrellone, tutto in discussione. Ma tu pensi che se appena in Brescia ti offro il lettino e la spiaggia a 350 euro tutta la stagione, ma chiedere dove ci sta l'organizzazione per se ti danno, perché 350 euro ti ci fanno solo entrare. Ma allora, ma di chi stiamo a parlare? Il rischio è anche per l'utente. Che ma io penso ai consumatori, che a volte ce li troviamo contro, noi ci troviamo contro i consumatori, gli ambientalisti, ci troviamo contro tutti, non so che hanno fatto, come se noi avessimo ammazzato le persone per avere quella concessione. Noi siamo delle imprese che abbiamo gestito, che abbiamo investito, che ci abbiamo rimesso anche i nostri figli, abbiamo detto loro non continuare a studiare perché c'hai l'attività, papà pensa qua. Oggi i nostri figli ce lo rimprovano, perché noi fanno bene sì, però non è che noi li abbiamo fatti perché siamo conservatori, perché abbiamo visto che all'interno di quell'impresa, facendo un programma di investimento, non era più, come diceva Claudio, il papà e la mamma che c'aveva un casotto di legno con la ghiacciaia e che vendeva la gazzosa e al signore, perché la spuma, l'altro giorno, noi il nostro servizio negli anni, fino agli anni 70, era quello di prendere l'ombrellone e riportarglielo a casa, e lo signor si chiamava, il dialetto lo signor era quello che si poteva permettere di venire al mare, ti dava la mancia. Da quello piano piano abbiamo fatto la gestione. Allora io credo che forse, così come amiamo noi questo lavoro, ma anche chi è venuto dopo, anche chi è entrato nelle nostre organizzazioni, ha cercato di mantenere questa tipicità. Noi abbiamo una clientela che ci stimola ogni anno, e se noi le nostre aziende non le valorizziamo rischiamo di perderci. Ma non le puoi valorizzare se spendi soldi e non sai che c'è. Lo sai, gli investimenti sono bloccati, i nostri fornitori stanno piangendo lacrime di sangue. Chiedete alla Valfino gli impianti di strutture prefabbricate, Castiglione di Federico e l'altra che sta a Picciano, non mi ricordo il nome. L'altra che sta a Franghella, erano tre aziende che lavoravano per gli stabilimenti, che lavoravano per le strutture balneari, perché comunque ci stava questo. Ma secondo Monticelli che succede a Pineto se cambia tutto, se c'è la liberalizzazione? Perché lì, cioè, poi conosce ovviamente il tipo di turismo, Pineto è anche una meta di chi viene da fuori. Ma Pineto, gente che ogni anno viene ma da fuori regione, perché? Perché è una città portata. Ma guardate, è facile immaginarsi. Io non credo neanche che succeda l'irreparabile, ma il problema è che viene a mancare quella che è la tipicità tutta italiana, perché i balneatori sono, diciamo che possiamo affermare che sono nati in Italia, in altre parti del mondo, o soprattutto in Europa, questa tipologia non c'è. Guardate, quando io capisco che i fiumi sono inquinati, c'è tutta una serie di problematiche, però alcuni comuni riescono ancora a prendere le bandiere blu. E guardate, se vuoi avere notizie, anche perché questo è corretto tramite la FE, le accedi nello stabilimento balneare, il primo soccorso, come ho detto prima, loro sono i primi custodi. Se apriamo a questa sorta, che poi è il tempo quello che determina, perché se io lo prendo per 15 anni, voglio vedere dal decimo anno in poi che cosa succede. Comincio ad abbassare i miei interessi ad investire. Cosa succede? Si perde quella tipicità tutta italiana, abruzzese. Io vorrei vedere olandese cuocere gli arrosticini. Ma mi auguro che probabilmente gli arrosticini facciamo in un'altra parte. Però i tulipani in spiaggia. Però è normale che allo stabilimento balneare trovi la fritturina di pesce, lo spaghetto con lo scoglio. Pescato, sono cose che possono. Ma qui non è che si tratta per forza di difendere, fare gli autarchici e mantenere le tipicità, no? Però è anche vero che qualche cosa ci dobbiamo differenziare in questo mondo globalizzato. E poi ripeto, è la mantenimento della piccola azienda che va salvaguardata. Io ho detto prima che la spiaggia è un bene demaniale, ma l'attività lavorativa che tu crei sopra, e lo stabilimento, il piattino del caffè, il lettino, l'ombrellone, è di proprietà di chi fa quell'azienda e non
di un ipotetico punto interrogativo. Non è così. Allora, in chiusura, diciamo i prossimi appuntamenti. Siete andati martedì a Carrara, però adesso c'è un altro appuntamento. Che cosa gli avete chiesto? Un incontro? Io mi sono permesso di chiedergli, con tutto il rispetto dovuto al Ministro, ma che acceleri subito questa conferenza Stato e Regioni, la conferenza delle regioni, perché tutte le regioni portano questa linearità, e poi andare col governo una volta per tutte a Bruxelles e trattare, perché io credo. Ma c'è un tempo? C'è una scadenza? Bisognava farlo ieri, ecco, quindi su questo già. Qualcuno ha detto che ad aprile potrebbe esserci questa firma, secondo voi è vero? No, assolutamente. Allora, sono convinto, anche perché tutto questo avverrà, la sentenza tra. Dopo l'estate, perché sarebbe veramente una. Salterebbe la stagione. Ma salterebbe, ma creerebbe un panico totale. Quindi io credo che abbiamo ancora margini per lavorare, ma bisogna fare in fretta, bisogna, ripeto, ho detto, lo dovevamo fare ieri. Quindi sul ministro, sulla conferenza Stato-Regioni, la Regione Abruzzo, perché poi la Regione Abruzzo è anche capofila sul settore turismo, che insieme alla Liguria, che è capofila sul Demanio, cercano di lavorare senza sosta. Claudio Mille? Adesso? Adesso siamo in attesa, ma ripeto, come ho detto prima, non arriverà, come ha detto giustamente Monticelli, non arriverà a breve, però non c'è più tempo da perdere. Il nostro governo deve mettersi in mente che deve accelerare tutte le riforme. Ma voi farete qualcosa adesso? Da adesso in poi? Noi adesso abbiamo presentato martedì a Carrara al ministro quelle che sono le nostre aspettative come FAB CNA, quindi no alle aste, l'abbiamo detto e ribadito. Aspettiamo questo incontro, anzi il mio presidente oggi si trova in Emilia Romagna, proprio perché anche Toscana ed Emilia Romagna, che erano le regioni un po' più discordanti, anche loro si sono allineati insieme alle altre regioni per instaurare un tavolo di confronto con il nostro governo affinché si giunga a una definitiva conclusione di questo superamento di questa Bolkestein. Perché mi voglio riallacciare a quello che diceva il mio collega Padovani a inizio trasmissione, gli investimenti, ma anche 10.000 euro oggi è un investimento. Se io domani investo 10.000 euro, ritornando a quello che ho detto prima, io ho bisogno di almeno di 10 anni per rientrare, per ammortizzare questi 10.000 euro. Se io faccio domanda al comune, perché in questo momento è il comune che si raffronta con me, mi dicono di no? Giuseppe Di Marco, Legambiente che farà da adesso in poi? Allora, Legambiente innanzitutto ha un appuntamento centrale il 17 aprile prossimo per votare sì al referendum contro le trivelle e quindi allontanare quell'economia che non vogliamo dalle nostre coste. E attraverso invece il manifesto che stiamo portando avanti insieme con l'associazione Donna Mare, vogliamo mettere in piedi continuare su questo percorso che abbiamo messo in piedi virtuoso per contribuire a trovare una soluzione utile per quegli balneatori che rappresentano comunque una buona pratica per il nostro territorio, mettendo comunque al centro quella sfida che è la sostenibilità ambientale. Riccardo Padovano? Per concludere dico, lancio un appello. Quando il sindaco di Pineto era il responsabile dell'ANCI, quindi l'ANCI era presente sulla nostra problematica. Oggi l'ex sindaco, oggi è consigliere regionale. L'ANCI deve fare una battaglia che non è solo quella a difendere i balneari, e credo che di questo ne è convinto anche l'ex sindaco, perché i comuni sono quelli che saranno dietro il front office a ricevere i pomodori da parte, non solo i pomodori ma anche qualcosa di più. E poi dico loro, perché dicevo che questa legge va rivista, perché i comuni gestiscono per conto dello Stato un bene demaniale e che alle casse comunali è un aggravio e non un introito. Secondo appuntamento, quale appuntamento? Noi stiamo cercando di mettere in piedi diverse regioni dell'Adriatico perché vogliamo parlare un linguaggio comune. Di questo ci appelliamo ai presidenti delle regioni Marche, Abruzzo, Molise e Puglia, che facciano fronte unico un po' su questa problematica qui. Perché a volte io leggo molte volte ho letto che le linee sono partite soltanto da regioni importanti, vedi Toscana, vedi Emilia Romagna. Noi non siamo da meno agli altri, quindi faccio l'appello al governatore Luciano D'Alfonso
di prendere in seria considerazione questa problematica e di fare nella conferenza Stato-Regione dei presidenti che la vertenza balneare è una vertenza che nella regione Abruzzo pesa e se non viene affrontata rischia di creare molti danni. Insomma, in conclusione mi pare di capire che dipenda tutto dal consigliere con delega alla Bolkestein, tutti si affidano a Luciano Monticelli sulla battaglia. Ma io ho portato avanti, lo diceva prima Inanci, ho dovuto fare una... Quando c'era Del Rio presidente si viaggiava al gonfio vele, poi subentrò il presidente Fassino e con il sindaco, ricordo il sindaco Ignassi di Rimini, insomma avemmo forti divergenze. Da lì l'Anci non ha detto più nulla. Quindi aveva ragione a dire che l'Anci si è ammutita? Sì, sicuramente. In Abruzzo chi era il presidente dell'Anci? Luciano La Penna. Luciano La Penna, ma però adesso non possiamo, dai. Non do colpa a nessuno, io dico solo una cosa, una nota, problema, per esempio non c'è, nazionale... non c'è un consiglio comunale della costa abruzzese, ne siamo 29 di comuni, che non è riuscito, 19 comuni costieri, non riesce a mettere in piedi un'iniziativa comunale che potrebbe essere un ordine del giorno. Poi si dice che un ordine del giorno non si nega a nessuno. Allora, io ringrazio gli ospiti, insomma noi rimaniamo sempre con l'attenzione puntata su quello che succederà, perché ovviamente dipendono da qui le economie di un intero comparto, che non sono soltanto quelli degli stabilimenti, perciò ringrazio gli ospiti Giuseppe Di Marco, il presidente regionale di Legambiente, grazie per essere stato con noi. E grazie a Luciano Monticelli, consigliere regionale con delega al demanio marittimo, ridetta Bolkestein. Grazie, buonasera a tutti, grazie. E poi noi ringraziamo anche Claudio Mile, il vicepresidente di FAB CNA, grazie per essere stato con noi, grazie anche a Riccardo Padovano, è il presidente di SIB Confcommercio. Ringrazio Pescara. E mi scuso per il timbro di voce che uso quando vengo in trasmissione. Noi ci vediamo la prossima settimana.